Meditazione guidata sull'amorevole gentilezza. Benvenuto. Questo esercizio ti aiuterà a sviluppare un atteggiamento compassionevole nei tuoi confronti. Un atteggiamento, cioè, di autentica gentilezza ed amorevolezza. Ti sarà utile a regolare le tue emozioni, soprattutto quando proverai vergogna e manifesterai una forte autocritica. Ritagliati uno spazio per te, solo per te. Mettiti seduto su una sedia o, se preferisci, sdraiati a pancia all'insù e cerca una posizione comoda. Ora fai tre respiri profondi. Inspira dal naso ed espira dalla bocca. Lascia fuori dalla stanza tutti i tuoi pensieri e le tue preoccupazioni. Tornerai ad essi più tardi. Ancora la tua attenzione al tuo interno. Al tuo corpo. Ed anche ai tuoi pensieri, alle tue emozioni, alle tue immagini. Prendi contatto con le varie parti del tuo corpo. A partire dai piedi e salendo su le gambe, il bacino, il tronco, le braccia, le spalle, il collo, fino alla testa. Nota che ogni volta che butti fuori l'aria, tutti i muscoli del tuo corpo a poco si rilassano e si distendono. Nota che il tuo corpo è ora molto rilassato. Sei perfettamente sostenuto dalla sedia o dal suolo sotto di te. Senti che questo stato ti regala benessere e calma. L'amorevole gentilezza è una qualità che può davvero aiutarti a tollerare le esperienze dolorose.
evitando di farti ingaggiare in una lotta contro quello che non puoi cambiare. Questo atteggiamento verso te stesso e gli altri è empatico e compassionevole e procura un benessere che può renderti più semplice agire in modo positivo al servizio di una vita ricca di significato. Questa meditazione è una pratica antichissima di salute mentale. Infatti, già 2500 anni fa, le persone si sedevano in silenzio, coltivando la stima e l'amore per se stessi e per tutti gli esseri viventi. La tua attenzione è tutta rivolta al tuo interno e percepisci sempre meno quello che accade al di fuori di te. In questa concentrazione puoi creare un rapporto intimo con te stesso, dove ti metti in ascolto profondo, delicato e rispettoso di ogni elemento del tuo mondo interno. Cerca di sostare in un'osservazione non giudicante, un processo dove accogli indistintamente ogni elemento del tuo mondo interno e lo lasci esistere dentro di te, senza interferire in alcun modo con questo flusso spontaneo. Ora lascia emergere un'immagine di te stesso nella tua mente, seduto nella stessa posizione in cui sei adesso. Magari ti visualizzi da bambino, innocente e meritevole di essere amato. O, se preferisci, visualizza semplicemente te stesso per come sei ora. Mantenendo comunque un atteggiamento di sincera gentilezza ed amorevolezza. Prendi atto di come tutte le persone desiderino essere libere dal dolore e di come ognuno abbia la propensione del tutto naturale ad essere apprezzato e circondato da calore e affetto.
riconosci che è assolutamente normale voler essere felice, libero da ogni sofferenza. Inizia ora a ripetere silenziosamente questa frase. Che io possa essere pieno di amorevole gentilezza. Che io possa stare bene davvero. Che possa sentirmi tranquillo e a mio agio. Che io possa essere felice. Tenendo nella tua mente l'immagine di te stesso mentre ripeti questa frase. Svolgendo questa pratica in modo gentile ma deciso, senti che il ritmo della tua respirazione va di pari passo con quello delle parole compassionevoli che ti rivolgi. Datti il permesso di aprire il tuo cuore al significato profondo di queste parole. E se noti che la tua mente inizia a distrarsi e a vagare, non giudicarti. La tua mente funziona così. Il tuo compito è prenderne consapevolezza e ritornare all'immagine di te stesso, alle parole gentili e alla sensazione di affetto e calore. Che io possa essere pieno di amorevole gentilezza. Che io possa stare bene davvero. Che io possa sentirmi tranquillo e a mio agio. Che io possa essere felice. È naturale distrarsi. Ed è anche possibile ritornare dolcemente all'esercizio, senza giudicarti, ma avvolgendoti in questo atteggiamento di amorevole gentilezza. Ripeti queste parole il tempo necessario a interiorizzarle, a depositarle dentro di te, in tutta la loro ricchezza. Che io possa essere pieno di amorevole gentilezza. Che io possa stare bene davvero,
che io possa sentirmi tranquillo e a mio agio, che io possa essere felice. Piano piano, avviandoti alla conclusione di questa pratica, lascia andare l'immagine di te stesso. Adesso prenditi qualche istante per tornare in contatto con l'ambiente. Inizia ora a muovere le estremità del tuo corpo. Per prime, lentamente le dita dei piedi. Poi, lentamente, le dita delle mani. Apri e chiudi le mani a pugno. E senza forzature, estendi il movimento alle gambe e alle braccia. Ora fai degli stiramenti come quando ti svegli al mattino. Fai 3 respiri profondi e quando ti senti pronto, riapri gli occhi. Ringraziati per il tempo che hai dedicato all'esplorazione di te stesso. E se ti va, scrivi qualcosa della tua esperienza su un taccuino.